Abbiamo formulato questa proposta di istituzione, ai sensi di una norma statutaria, peraltro mai attivata, di una commissione d'inchiesta, non già per ragioni polemiche o di accertamenti di colpe, ma per scrivere una pagina di verità, di chiarezza nei confronti dei cittadini abruzzesi, per far sì che si accerti il perché non inizia ancora la bonifica, che cosa bisogna fare, quali attività e quali sono le iniziative che la Regione e le altre istituzioni possono e devono assumere per tutelare la salute dei cittadini, la qualità delle acque e dell'ambiente. Sono molto contento che a questa iniziativa abbiano dato adesione i gruppi consigliari di maggioranza di centrodestra, nei confronti dei quali ho rivolto un invito al pari degli altri gruppi, quello di centrosinistra che hanno immediatamente aderito, l'ho chiesto anche al gruppo dei 5 Stelle, che il Presidente del Consiglio regionale abbia inteso anche lui sottoscriverla. Mi auguro che venga discussa e approvata dal Consiglio regionale più presto e che si avvii il lavoro prima possibile. Secondo lei quali sono i tempi? Ma questo dipende dalla conferenza dei capigruppo, dipende dal Presidente del Consiglio, si può approvare anche subito, poiché tra i proponenti vi sono tutti i gruppi di maggioranza, tutti i gruppi di centro-sinistra, non dovrebbero esserci ostacoli di nessun genere. Mi auguro prima della sospensione feriale o immediatamente dopo la ripresa.